Fumo sull'acqua. La contrabbandiera Jess, che è stata uccisa da Sefet Warkfu, vuole chiedere ad Amose di sostituirla. Trova Amose vicino ai moli. Ok, facciamo questo. Parla. Amose? Sì? Oggi ho cozze e molluschi freschi. Wow. Mi chiamo Bayek. Mi manda Arkuf. Gli serve aiuto come amico di Jeska. Ti ascolto. Ora che Jeska è morta, ad Arkuf serve un uomo fidato per liberare la gente dal gioco di Sefetu. Morta? Tu e Arkuf vi sbagliate. Jeska non cadrebbe mai per mano di Sefetu. È sfuggita all'incendiario. Cosa? Dov'è ora? È sul fiume. Con una feluca carica di provviste per le persone a cui ho offerto rifugio. Ah. Ha preso una strada pericolosa a sud-ovest, oltre gli ippopotami, per sfuggire agli occhi di Sefet. Se segui la costa, la troverai. Ok. Viaggia lungo la costa meridionale. Direi che possiamo prendere questa. Ecco. E andiamo per mare. Andiamo per mare. Ah, là, bisogna andare là. Allora, scendiamo. Via, via, ippopotami cattivi. Ippopotamo cattivo. Oh, cavolo. Ho eliminato la Ehi, minaccia. via di qui, porci di fiume! Ah, ce n'è Vai uno con lì. queste vacche di fiume! Aiutami a cacciarle via! Aia. Tosto. Questo. Ok, che lì nel suo ambiente sono fortissime gli ippopotami. Aia. Cavolo, mamma mia. Come ti chiami? Bayek. Lieta di conoscerti, Bayek. Sono Jeska. Come sei finita qui? Mi sono persa. Ho sbagliato rotta. Nessuna rotta è sbagliata, se permette di evitare Sefetu. Come fai a conoscere Sefetu? Arkuf ti credeva morta. Invece sei fuggita. Vuole che tu ritorni. Aiutami a portare le provviste al villaggio. Ho molte bocche da sfamare. Poi parleremo. Scorta Jessica, ti scorto. Andiamo qua sopra. Oh, chi è? Salta su se vuoi Sì, seguirmi. sì, sì. Oh, salute dell'alleato critica. Ah, sono quelli là. Come hai conosciuto Arco? Un uomo con cui ho un... Un Ecco. uomo con cui ho un accordo mi ha mandato da lui. Abbiamo lo stesso obiettivo, credo. Beh, Arkuf è un grande uomo. Anche se a Sais molti amano definirsi così. Ma Arkuf ha anche un cuore. Tiene davvero alla sua gente e alla sua città. Sì, e le protegge da feccia come lo scarabeo e Sefetu. Ho fatto fuggire da Sais molte famiglie come Wenis e suo figlio per salvare loro la vita. Chiunque abbia disobbedito a Sefetu è stato messo a rogo. Sei coraggiosa a proteggere famiglie che non hanno il tuo sangue. Se lo dici tu, li tengo nel mio villaggio mentre organizzo carovane per portarli oltre il deserto. Ecco perché servono cibo e medicine. Come ti sei salvata? Sefetu mi ha fatta portare a Forte Nikiu, dove mi hanno bruciata e torturata. Ma io gli sputavo in faccia. No. Pensavano di avermi piegata, ma... Per gli dèi, Sefetu è qui! Sefetu
Sefetu. Segui Jesk fino al suo villaggio. Ehi, fermati quella feccia! Aiuto! Muoversi, presto! Ehi, la tienilo a distanza! Rallentate l'inseguimento! Io raggiungo gli altri! Salute dell'atto critica, accidenti! E che posso farci? Ti riparo io. Sono qui a proteggerti. Non posso curarla, eh. Posso medicarla? Ah, è tornata un po' sana. Ok. No! No! Pentu! Anen! Wenis! Questo che c'è? Oh! Chi è? La sua famiglia? McFat. Meglio non attirare l'attenzione. Uccidi saccheggiatori. Prendi, prendi. Te. Ehi, chi sei? Chi c'è? Sei già morto! Aia! Ti ammazzi, bastardo! Vieni qua! Lì alle spalle. Oh no, non l'ho mica preso bene. Prendi. Aia, 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 aia. Oh là. Uff, che lavoro. Mamma mia, tosto. Finito. Vite distrutte. C'è ancora qualcuno. Non l'avevo mica riconosciuta. Ne verranno altri. Io stavo per dar una ammazzata. L'hai sentito? Sì. Oh, per gli dèi, sei ancora vivo! Non ti lascerò qui! C'è qualcuno! Ah, va bene! Ci ha pensato lei! Qui vicino c'è la fattoria dei miei cugini. Forse è Sal. Forza, aiutami a portare Pentu. Certo. Ancora. Ci penso io. Va bene. Pentu. Diamo. Beh, vicino, insomma, vicino fino lì. Ah, allora lo mette lì sopra. Perfetto. Allora, fattoria. Qua è la fattoria. Ipi! Babana! Siete voi? Per Serapide! Sei tu, Jesca! Abbiamo visto tutto. Pensavamo fossi morta. Pentu è vivo! Gli serve aiuto! Certo, portalo qui. Mi rifiuto! Basta! Si prendono troppo! Allora portalo qui, è già qui. Ah, ecco, devo mettermi più vicino. Grazie per aver salvato Pentu.
Prego. Ho fatto solo ciò che avresti fatto tu. È a te che deve la vita. Ma non è ancora finita. No, quei cani cacciano ancora per il loro padrone. Andrò da Arcuf. Dobbiamo trovare un modo per far uscire Sepetu dal suo guscio e liberarci per sempre non di lui. Non posso sottrarre la tua gente alla Duat, ma ti aiuterò a vendicare il villaggio. Missione compiuta. Mi rifiuto. Basta. Si prendono troppo. Ma chi è che parla? Ah, qua parlano. Prenderanno quello che vogliono e poi ti bruceranno. Parla. Quell'idiota di mio fratello si è barricato dentro. Ah. Con chi è che stai parlando? È uno di loro, non è vero? No, stupido. Teme gli uomini di Sepetu. Ma mettere la testa sotto la sabbia è inutile. Ma ecco perché si chiama lo struzzo sta missione. Non sono uno struzzo. Rumore di cavalli. Sono loro, devi fuggire. Aiutaci, se non lavora. Gli esattori di Sepetu gli faranno cose orribili. Non so se riuscirò a convincerlo, ma terrò d'occhio gli esattori. Forse riuscirò a convincerli a lasciarlo in pace. Ah. Trova gli esattori delle tasse e uccidili. Sì, allora intanto dormiamo un po', che facciamo che viene un po' giorno, dai. Allora, lo struzzo, eh? Andiamo a cercare gli esattori e uccidili. Proprio non si qua non si va mica per il sottile. Scusa, volevo prenderti il cavallo. Toglietevi di mezzo! Ma che ti passa per la testa? Per gli dei. Mi serviva un cavallo, è un po' come in GTA quando serve una macchina, insomma. Con questo è comoda. I Filakens sono venuti a prenderti. Con questo è comoda. Allora, facciamo conflitto di interessi. Se Tefu cerca Zervo, il capitano del porto, pare che i mercanti locali gli abbiano offerto rifugio. Dai, facciamo questo. Che forte però. Bellissimo. È bello come hanno fatto proprio le... cioè l'ambientazione l'hanno curata benissimo, però. Con tutti i lavori, bello. Di qua i mercanti? Eccoli. Gli esattori pretendono troppo, non ne devo vale la devo trovare Zervo, scoprire cosa sa di Sepetu e capire se ha qualche legame con lo scarabeo. Chiederò ai mercanti, di sicuro ha degli amici tra di loro. Per caso conosci un uomo di nome Zervo? Il capitano del porto? Ah, perché chiedi di lui? So che è scomparso. Si nasconde o è morto? Cosa faresti se Sepetu mettesse una taglia sulla tua testa? Ah, capisco. Non sono uno degli uomini di Sepetu. Io non so nulla. E non voglio averci niente a che fare. Non ho niente da dirti. Niente. I migliori oggetti in metallo allora, di Allora, andiamo da questo. Come posso esserti utile? Il capitano del porto, Zervo. Non fare domande. L'hanno ucciso le guardie. Gradisci dei datteri? I migliori della zona. Sono gli stessi usati dai celebri mastri birrai. No, grazie. Per caso conosci un uomo di nome Zervo? Zervo? Il capitano del porto è morto. Ma i zervi si trovano nei zoschi? Vabbè, dopo questa, veramente. Parla. Oh, ecco.
Mi sembri piuttosto robusto. Vuoi migliorare la tua armatura? Nottata lunga? Già. Scusa. Cosa posso fare per te? Sto cercando un certo Zervo. Il capitano del porto? Oh, certo. Zervo è... partito. Partito? Sì, è andato a Letopoli. Con la speranza di farsi una nuova vita. Quindi non è morto? Morto? Perché pensavi fosse morto? Va bene. Con chi dobbiamo parlare ancora? Segue i mercanti sospetti. I mercanti lasciano il mercato di notte. Vediamo i mercanti dove vanno. Forse. Magari è per quello che non è stato ancora. Quel vecchio muto era di nuovo in giro. È di famiglia ricca, no? Forse, forse. Magari è per quello che non è stato ancora cacciato. Se non sbaglio, vive alla tenuta di Tarka. Perché c'è l'eco? Seguiamoli. Non dobbiamo farci beccare. Stiamo chinati. Lo. Non si accorgono di me. Sono le vostre. In città vige il coprifuoco al tramonto. Sono le vostre spalle e non mi vedete perché c'ho il passo molto felpato. Ho ho ho. Come vanno le cose? Non bene. Ok, andiamo a vedere dove vanno. Mi hanno beccato. E io che ho fatto di tutto per essere furtivo. Prenditi la taglia sulla mia testa. Non sono un uomo di Sefetu. Sto cercando Zervo per conto di Arkuf. Bene. Sono io, Zervo. Grande capitano del porto di Sais. E devo nascondermi sul mio molo. Perché Sefetu ti cerca? Bastardo. Strangola l'intera città. Città sa morte. Ha bruciato le terre di mio cugino. Esatto. Ho fatto quanto potevo. Aiutavo la gente a tenere nascosti i propri affari. Quello che Sefetu non vede, non può tassare. Ma ti ha scoperto. Ha mandato i suoi a setacciare la mia casa. E il porto. Ma i registri li tengo sulla mia feluca. Però presto scopriranno anche la barca. Vedo cosa posso fare. Ok. La mia feluca è ormeggiata al molo di Sais. Preferirei riaverla tutta intera. Ma se sei costretto, distruggilo. Sta attento. Gli uomini di Sefetu pattugliano il porto. Ci penso io. È la tua ora. La tengo sotto tiro. Posso colpirlo. Bersaglio a portata. Posso colpire. Quanti ce n'è, cavolo? Posso colpire! Mamma mia, c'è pieno di gente proprio. Dobbiamo portarla. Qua? Ah, di qua. Devi più nasconderti.
La tua feluca è al sicuro, come i tuoi documenti. Hai salvato la mia feluca. Tieni, un piccolo segno di gratitudine. Vediamo un po'. Hai reso le cose migliori. C'è molta gente disposta ad aiutarti, Zerbo. Perché non affronti Sefetu? Sefetu è troppo forte, troppo avido. Sa bene che noi non siamo in grado di fermarlo. Non siamo combattenti. Sefetu invece si circonda di soldati. La sua base è a Forte Nikiu e protetta da baliste. E l'idiota che hai davanti l'ha aiutato a importarla. Che Amon vegli su di te. Perfetto. Missione compiuta, conflitto di interessi. Va bene, dai, io direi di chiudere qua questa puntata. Ciao da Svideo.